Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Benvenuti a Firenze a nome dell'amministrazione comunale. Lasciatemi dire un grazie di cuore al corteo storico della Repubblica Fiorentina. In particolare i nostri gruppi, le bandiere nobilissime d'eccellenza del corteo storico e ai nostri musici, altre eccellenze del nostro corteo storico. Perché il corteo storico? Perché qui in Piazza Santa Croce? Perché questo è un evento mondiale, è un evento dove da 30 paesi ci si dà appuntamento a Firenze. L'appuntamento a Firenze per partecipare a una manifestazione unica nel suo genere. E noi siamo stati fieri e orgogliosi di sostenere fino a che si è palesata l'opportunità di portare questa manifestazione a Firenze. Quindi davvero un grazie di cuore agli organizzatori, un grazie di cuore alla Federazione Internazionale di Quidditch che ha creduto nella proposta fiorentina, ha creduto della città di Firenze e quello che la città di Firenze può dare all'organizzazione di grandi eventi sportivi. Non mi prendo altro tempo perché già abbiamo le squadre, abbiamo da scoprire, per chi non lo conosce già, questo sport fantastico, nel vero senso della parola, perché nasce dalla fantasia e poi atterra nella nostra terra, nella nostra realtà, e quindi non voglio prendere altro tempo. Grazie ancora e benvenuti a tutti. Ringraziamo l'assessore dello sport Andrea Annucci, assessore del Comune di Firenze, ovviamente. Grazie assessore. Bene, quindi di nuovo benvenuti a tutti quanti. Questo è un po' l'anteprima dell'IQA World Cup 2018 di Quidditch. I ringraziamenti sono già stati fatti. Mi hanno detto che i tifosi di Quidditch sono calorosi, fanno rumore, they make noise, they are happy, they make yeah, can we feel this one, two, three? Parliamo di 29 squadre, quindi insomma sono tante. Io non le dirò in ordine di apparizione sul campo, ma le dico così, come me le hanno date. Ovviamente ci sarà l'Italia, ci sarà l'Australia, che lo vogliamo ricordare è il campione del mondo in carica, e poi Stati Uniti, United States, Regno Unito, Francia, Messico. Chi è che fa più rumore? Vediamo. Poi c'è la Catalogna e c'è anche la Spagna, Slovacchia, Sud Corea, Turchia, Slovenia, Polonia, Hong Kong, poi la Finlandia,
ad alcune regole di questo gioco. Vediamo, ovviamente immaginate che non è esattamente quello che si legge nei libri e che si è visto nei film. Primo motivo che io ho dovuto immaginare è che ovviamente non si può volare ancora, mi hanno detto ancora, magari in futuro ce la farà. Vorrei qua come il chef of the board della IQA, Nicolas, viene dalla Nuova Zelanda, se vuole aggiungerci, e anche il presidente dell'associazione italiana Quidditch, proprio per avere alcune delucidazioni, Andrea Viglietta. Eccoli qua con noi mentre le squadre continuano a tirare, ci hanno circondato in questo campo. Possiamo testimoniare quest'oggi una cosa storica davvero, in questa piazza ci sono viste tante battaglie di ogni tipo, ma in 15 poi domani. Quindi ripeto, benvenuto a Andrea per mandarvi un questa è una ulteriore edizione, il campionato del mondo c'è ogni due anni e in particolare i vincitori del 2016 a Francoforte sono stati loro, vero? Ha vinto l'Australia due anni fa e quindi tutti andranno a vedere. Cosa vedremo oggi qui, Andrea? Molto bene. Allora, come detto, we will not have like a real game today for some obvious reason. Non ci sarà una partita proprio esattamente come quella che potete vedere la sabato e domenica nell'area di Campo di Marte a Firenze per una serie di motivi. Uno di questi è il terreno, che non è proprio quello usuale. Un altro è che i ragazzi poi devono giocarsi un campionato del mondo, perché the World Cup, so they want to get safe. But what would be the difference and what kind of game would we see? Siamo molto, molto eccitati a essere qui nella meravigliosa città di Firenze. We're very excited to see you today in the amazing city of Florence. Today's match is not going to be exactly as we trained on the weekend. Given the different terrain, we want to make sure our players are safe. There will be less contact. The environment will be the same, just some of them will be a little bit different. Allora, quindi ci sarà un po' meno contatti, le regole saranno le stesse. Ovviamente il Quidditch è uno sport fisico, uno sport dove ci sono contatti seri, fisici, e che quest'oggi saranno limitati. Sono non contatti però, quindi nessun contatto, quindi sarà un cambiamento un po' diverso. Però ripetiamo, il terreno non è quello usuale, un po' più duro, e quindi non si vuole far sì che i giocatori rimangano per il giocarsi al mondiale che sta proprio per iniziare. Allora, se vogliamo iniziare tutto, poi c'è da congedarsi con l'assessore in corteo, cosa che avverrà tra pochissimo appena ci sarà la possibilità di lasciare il campo. Ringraziamo ovviamente tutti voi, ringraziamo il Comune di Firenze che si è prestato a questa iniziativa e soprattutto ha lasciato questa piazza meravigliosa a disposizione di questa inaugurazione e prima partita. Grazie davvero. Can we have a hand everybody? Advantage of Andrea at the moment. Bye.
concediamo così dal corteo storico della Repubblica Fiorentina e agli sbandieratori che quest'oggi hanno dovuto fare un lavoro anche più difficile del solito dovuto a un certo vento che tirava. Allora, torniamo a quello che è quello che vedremo quest'oggi. Alcune regole, certo, sono tante, ma è un po' complicato dirle tutte rapidamente, ma cerchiamo di fare un riassunto. Il principale, la truffa con la quale si segnano i gol all'interno di uno dei tre anelli del campo avversario. Ogni gol vale 10 punti e i giocatori che giocano la truffa sono tre cacciatori per squadra più un portiere. Poi ci sono due battitori per squadra che giocheranno i bolidi, ce ne sono tre in campo di bolidi, per sostanzialmente andare a mettere momentaneamente KO gli avversari e poi nel corso della partita vedremo come sarà. L'ultimo ruolo, quello che entra dopo 18 minuti di gioco, è quello del cercatore. C'è un cercatore per squadra che andrà a prendere il vocino è ufficiale di gara e sostanzialmente una volta che viene catturato assegna 30 punti alla squadra che lo cattura e mette molto bene. Abbiamo anche il chairman of the board del IQA qui con noi, Nicolas. Vorrei dare a lui il benvenuto da parte di Firenze. Welcome from Florence. And if you want to say something to our beautiful city and why you choose us. We're very excited to be having this day. I think we've
dove ne vai? Thank you.
and we still have 20 minutes to cover.
We need to stay 10 minutes more. Thank you.
si chiama? My God, it's a lie.